Io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho riscattato. Libro di Isaia, capitolo 44, verso 22. Macchia indelebile. Ognuno di noi trascorre a modo suo una parte della propria vita a pulire, aspirare la polvere, lucidare la propria auto, spazzare il marciapiede davanti casa o lavare la biancheria. Insomma, ognuno lotta contro la sporcizia in genere. Ma c'è una macchia che l'uomo non può togliere, non potrà mai togliere, nonostante tutti i suoi sforzi. È la macchia del peccato. Può essere ricoperto con la vernice della civiltà, con il manto delle buone opere, ma il peccato rimane nel cuore dell'uomo. E lì Dio lo vede, in tutta la sua bruttura. Nessuno lo può cancellare. Insomma, bisogna rinunciarvi. Dio stesso lo ha dichiarato. Quando anche tu ti lavassi col nitro e usassi molto sapone, la tua iniquità lascerebbe una macchia dinanzi a me. È scritto nel libro di Geremia, al capitolo 2, al verso 22. Soltanto Dio può togliere quella macchia. E lo fa per quanti riconoscono il proprio stato. L'uomo non può far proprio nulla da solo, ma Dio ha già fatto tutto. E il prezzo che ha dovuto pagare per togliere il peccato è stato veramente alto. Non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma lo ha dato per tutti noi. Sulla croce Gesù ha detto: lui, che era il solo giusto, le mie iniquità mi hanno raggiunto. Lo troviamo scritto nel Salmo 40, al verso 12. Erano i nostri peccati che Gesù aveva presi su di sé. E questo versando il suo sangue, che ancora oggi può cancellare il peccato di chiunque crede in Lui, poiché solo il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. Prima lettera di Giovanni, capitolo 1, verso 7.